Allora, passando invece adesso a Maria di Pietro e Felice da Postano, di cui appunto vi do due note bibliografiche. Innanzitutto Maria e Felisa vivono a Pistoia, quindi sono molto vicine, sfruttatele, sono qua, abbiamo qualche altro fotografo fiorentino, Sergio, ci sono diverse in realtà minute di Toscani, cassettisti o fotografi ambulanti toscani di Pistoia. Allora, Felisa è giornalista pubblicista e content creator, si laurea in teoria della comunicazione e scienze dello spettacolo con un master in pubblicità istituzionale presso l'Università di Firenze. Ha realizzato progetti comunicativi nell'ambito dell'arte e del turismo sia in Italia sia all'estero. Nel 2023, insieme a Maria Di Pietro, che è fotografa, fonda e cura il progetto Fotografia Minutera Itinerante in un istante di tempo. Questo appunto è il nome del loro progetto, utilizzando un'antica tecnica fotografica con una camera oscura di cui ci racconteranno tutto proprio ora. Realizzano, grazie appunto a questa camera oscura, loro documentano luoghi e realizzano anche il progetto di ritratto chiamato Carte geografiche della presenza umana. Maria Di Pietro invece è artista e fotografa laureata all'Accademia di Belle Arti di Napoli con una tesi in fotografia e con la sua relatrice di tesi è stata la storica dell'arte Enne Rita Ramecci. Inoltre inizia poi il suo percorso come fotogiornalista. Nel 2022 è inserita all'interno del libro Fotografia Ribelle, 33 fotografe che hanno rivoluzionato la fotografia, stesso titolo del volume, e si dedica ad una sua personale narrazione poetica volta a creare un archivio come luogo di consegna costruito sull'importanza della memoria sociale. Sempre dedita alla scrittura, nel 2023 con Felisa Toscano, con al centro la figura della donna flaneuse e una macchina fotografica itinerante che fa da camera oscura, crea carte geografiche umane ai sali d'argento. Quindi, the floor is yours. Decidiamo di lasciare l'Italia per un po', ci trasferiamo a Parigi per saturarci e contaminarci della storia e dell'immaginario della Ville Lumière. Viviamo quella che è la fotografia contemporanea negli eventi della città, lo vistiamo tra le carte di visita delle bouquiniste lungo la Senna e al ritorno da questo lungo viaggio in Provenza, ad Arles, tra le strade della città, incontriamo una minutera. Ed è lì che nasce tutto. Il nostro progetto, quando abbiamo dato avvio a questa sinergia, appunto, abbiamo avuto sin da subito chiaro il cuore e la necessità di quello che doveva essere per noi questo percorso di fotografia minutera itinerante, ovvero non solo una volontà di riprendere con nostalgia un'antica pratica argentica o di mostrare bravura nell'utilizzo della tecnica o dello strumento. In realtà quello che avevamo da subito chiaro, oltre anche ad una filosofia di vita che entrambe stavamo abbracciando camminando insieme, era proprio il voler ripercorrere e trovare, cercare storie che ponessero l'attenzione sull'importanza della memoria. Abbiamo quindi investito tutto su questa accezione quindi, del progetto, abbiamo voluto
impostare, insomma, in tutti i luoghi in cui attraversiamo, in tutti gli incontri che facciamo, la volontà di ritornare ad una poetica della fotografia. Una poetica della fotografia per immortalare, per custodire quelle che sono le tracce del tempo che passa attraverso la presenza umana e i luoghi appunto che attraversiamo. Quando intendiamo ritorno alla poetica della fotografia, intendiamo dire riprendere coscienza di quella che è la presenza umana insieme ai luoghi in un mondo che in realtà si muove talmente veloce e rischia di perdersi e di essere ignaro del passato e del presente. Quando intendiamo ritorno, appunto, intendiamo la possibilità di andare in una corrente opposta a quella che è la produzione oggi di immagini, ma di realizzare una fotografia che si tocca, la fotografia che ha un supporto materico e che va custodita negli album di famiglia, nei libri d'artista. Fotografia Minutiera Itinerante è un progetto frutto di studio, di emozioni, di incontri, di ricerca continua, ma soprattutto di formazione continua. Quello che abbiamo come obiettivo è cercare di lasciare traccia della nostra storia e delle storie che in realtà incontriamo. Abbiamo avuto la fortuna di iniziare a marzo, questa è la primavera di quest'anno, con una residenza d'artista in uno dei 4 atelier fotografici di tutta l'Europa, l'atelier Manicot nella Loira. E qui siamo stati ospitati al primo festival di fotografie di Via La Chambre, dove insieme ad altri 10 fotografi francesi per 10 giorni abbiamo praticato le antiche tecniche fotografiche, dall'erotico al collodio alla fotografia minutera. Con il nostro progetto abbiamo realizzato ritratti delle persone del luogo e raccontato, insomma, le cittadine, i piccoli villaggi francesi nei dintorni in cui ci muovevamo. Dopo un viaggio lungo un mese siamo rientrati in Italia e da qui abbiamo dato vita a quello che è la versione italiana di questo progetto itinerante, spostandoci appunto nelle città della Toscana e in realtà di tutta Italia. Quello che è l'obiettivo, lo scopo del nostro progetto è appunto immortalare presenze umane per creare carte geografiche della presenza umana con lo scopo di lasciarne traccia, di custodire una memoria e quindi di creare un archivio, di fare cultura. Ci piace sempre dire che abbiamo l'umile pretesa di scrivere per scriverla, di farlo in libertà e di, insomma, custodire, essere portatrici di questo messaggio di custodi, di memoria per, come diceva, insomma, anche in chiesa, per lasciare la traccia a chi ci sarà. Siamo quindi portatori di fotografia. Ci fa piacere concludere questa piccola presentazione con un breve video, insomma, a chiusura di questo racconto.
Grazie a tutti per l'attenzione.